ba, ba. Posa la bacheta, ba, ba. Posa la bacheta, tu che ne sai, l'hai vista mai? Posa la bacheta, insomma, mai. Agli atti, prego. Allora, intanto è inutile dire che è sempre un piacere per noi, andiamo sempre con un animo gioioso, accogliamo sempre con animo gioioso tutti gli appuntamenti, diciamo, che ci fissa Donato Pastore. No, è un no. Certo, però comunque c'è anche l'ufficio stato. Noi siamo felici di essere qui questa sera e siamo in una veste un po' duplice, perché portiamo degli autori del passato di poesie dialettali rionerese e ancora anche delle poesie di autori contemporanei. Abbiamo pensato, perché non unire, creare questo connubio del passato col presente, quindi vogliamo un po' rappresentare e apportare un qualcosa di innovativo, un tassello che possa legare entrambi. Come diceva il vice sindaco prima, effettivamente noi siamo perfettamente d'accordo. Il dialetto non è altro che l'amore per la propria terra e noi volevamo proprio iniziare con questo. Noi abbiamo creato una sorta di repertorio anche teatrale, e volevamo partire proprio da questo concetto, dove il sentimento predominante che accomuna gli autori del passato con quelli contemporanei è l'amore per la propria terra, e lo facciamo attraverso una lettera di dichiarazione di amore verso la nostra Lucania. Così iniziamo. Siamo Lucani, di Michele Incampo. E poi ti chiedono, da dove vieni? Dalla Basilicata. Basilicata. Sei un basilico? No, sono Lucano. E dov'è la Lucania? È al sud. È un angolo di mondo racchiuso tra Calabria, Campania e Puglia. Io vengo dalla Lucania, sono Lucano. La mia regione non viene mai nominata durante il meteo, ma c'è sempre il sole. Sei Lucano se per mancanza di personaggi famosi. Gli autografi si chiedono ai giornalisti locali. Sei Lucano se viaggi sulla Salerno o Reggio Calabria, vantandoti di avere anche l'antica Viappia. Devi sapere che nelle tavole lucane trovi piatti con i colori della terra, senza pesticidi e veleni. Quando torni a casa, senti sempre la mamma ripetere: mangia che devi crescere. Sei Lucano se ti senti brigante nello spirito, perché le recite a scuola non erano il classico presepe vivente o cappuccetto rosso, ma Crocco, Serravalle e Ninconanco, e nessuno di noi voleva fare il Borbone. Sei Lucano se i matrimoni durano 3 giorni e il vino è rigorosamente aglianico. Se da bambino giocavi nella squadra del tuo paese e sognavi un giorno di portarla in Serie A, se giocavi per strada tutto il pomeriggio e tornavi a casa con le ginocchia sbucciate, sei Lucano se a gennaio iniziavi già ad organizzarti per il fuoco di San Giuseppe. Devi sapere che in Lucania, quando ti svegli, vedi il sole, i monti e il Nibbio, che il re dei cieli lucani, con il suo volo controlla la vita del paese, quel paese che sembra sempre indifferente allo scorrere del tempo. In Lucania puoi decidere se andare al mare sullo Ionio o sul Tirreno, senza uscire dalla tua regione. A chi lo chiama sud con tono dispregiativo, io rispondo che al sud sai cosa vuol dire l'affetto, la cordialità, e se ti chiamano terrore, tu ne vai comunque fiero. In un celebre film si dice: se vai al sud, piangi 2 volte, quando arrivi e quando te ne vai. In Lucania arrivi e non vuoi andare via, perché il tuo cuore, un bel pezzo del tuo cuore, resta in questa terra meravigliosa, bellezza inesplorata. La Lucania è una terra che non offre tanto, ma sei consapevole di amarla, perché se sei sicuro che sei Lucano, sei la persona più fortunata del mondo. Noi amiamo la Lucania. Adesso consentitemi di portare anche i saluti del professor Ramuno Francesco, doveva essere qui questa sera a presentare dal suo libro, sì, Kumbar e Kumbarid, però ha delegato noi di rappresentarlo, e lo abbiamo voluto fare
forse abbiamo pensato anche bene di farlo, portando, recitandovi una sua poesia proprio dal titolo Usalud. Usalud, è una vecchia usanza, è una vecchia crianza, è assai antica e non costa fatica. Saluta a chi trasa e saluta a chi enza e saluta a chi dà urenza. Buongiorno e tanta via da qui che ti incontro stasera. Un saluto, un sorriso e lo posso ti porto in paradiso. Allora, un tempo ancora le donne si recavano ai lavatoi, i famosi lavatoi dei paesi. A Rio Nero, in piazza 20 settembre, c'era un lavatoio dove le donne andavano a lavare la biancheria, i panna. Da lì il nome le lavandaie, ancora oggi, proprio per indicare le donne particolarmente litigiose. Noi qui abbiamo accorpato una poesia che fa da premessa e l'abbiamo presa da Donato Cesta. E dunque l'abbiamo usata in questo contesto. In più, la forma teatrale presa da Vincenzo Maria Granata, che rappresenta proprio le due lavandaie che litigano alla fontana. Ovviamente ci scusiamo in anteprima per il linguaggio particolarmente colorito ed azzardato, ce ne scusiamo. Però l'ha usato l'autore. Non ci appartiene, non è nostro. È necessario. Rafforza il pensiero. Lula Vatoia, Donato Cesta. Doiemo la villa cadena. C'erano lunghe lavatoie, quando a lavarnare per scorte piena, scivano a lavato e a doia. Tanna non c'era la lavatrice e si lavava a mano, e quando la gente a prima mattina si faceva un sentiero la croce, a lavavamo con una giornata sana. Il rumore dell'acqua che scendeva il canale si sentiva lontano. Era i bucchi che facendo la lavannare sembrava come se suonassero per campana. Roi lavannai sciarono alla fontana. Ciuà, e come ti è venuto mongava a te? La pegliavo fasciatura mia, l'avevi appucciata qua mo, e gli è sparuta. Ma erano poca a quelle treste e quelle dia. Caccialo fasciatura, se no sono guaia. Fazza una cosa che non hai fatto mai! Ma tu si impaccia! Io non hai visto niente! Ma che ne sacci che fai tu da sta fontana? I sacci che si ladra e si fatenta! Caccio lo fascia tu, ruffiana! A così, a commenzano a farsi chizzolla, ciuanna traghetta e Maria Langhiolla! Io la ruffiana, ma tu si impaccia. Ma non mi fa parlare, non mi fa parlare. Parla, parla, caccia la mela e non mi fa arrabbiare. Se no, dire che avevi un cuscone e ti dopo la bandata. Un cuscone. Ti voglio mettere. La canna a fuoco, ti voglio mettere. Ah, e ti voglio sciupare. Sti zitto, sti zitto, da una traccia. Uè, non ti permette mai anch'io. Sta bruciata e non mi fa parlare a me, moe. Ma tu?
Tu n'hai capito? Tu sei una bugiarda. Tu sei una scrufa. Bugiarda a me! Bugiarda e scrufa la tua! Che te l'hanno fatto quando mi portona! Tu sei una scrufa! Una scrufa! Che pozzi c'è da usando la gara! Mangiare sempre qualcuno che ne scarava. Qualcuno che metteva la buona parola e si abbuscava pure il frutto quarta luna. Bene, adesso invece, quasi abbiamo ultimato, volevamo farvi ascoltare un'altra poesia, sempre di Vincenzo Maria Granata, interpretata da entrambe. In ogni paese è distribuito in rioni, in zone, in quartiere, in quartieri. Noi a Rio Nero abbiamo i quartieri Fork, La Costa, la zona di Murt, ecco, ogni paesello li differenzia in questo modo. In questa poesia di Vincenzo Maria Granata, l'autore parla di tre donne dal nome Tarasuccia, si chiamano tutte Tarasuccia. Deve sceglierne una. Le tre Tarasucce. Tarasuccia chiangandina, in un fiore di giardino. Capa bionda, faccia donna, pare proprio una maronna. Ma qui gli occhi e qui la voce, ma ne gusta sempre un croce. Quando gli timbra marito, già ci dite, muovo bene. E non dice, e non risponde, quella bocca di maronna. Guarda in terra, porina, vi. Bella mia, mi fai proprio morire. Tarasuccia rimurta, parla roccia e guarda sturto. Ma è bella, e è pulita, porta un bronzo la calamita. Vai all'acqua e vai fuori, non si strappa, è sempre addora. Tene una lite e cercita, faccia l'amore che non c'è caricchia. Tarasuccia la costa, bella è, ma faccia tosta. L'ora sale sempre rice, faccia sempre la cusetrice. Do la chiazza, la già imbrondata, e do la chiesa la già rucchiata. Tarasotta, Tarasotta, lo travaglio non t'ingodda. Tarasuccia chiangantino, iena rosa del giardino, iena uggiglio d'Ave Maria. Ecco, questa è la sposa mia. Allora, per concludere adesso vi portiamo al contemporaneo, l'ultima, che è Stu Secolo Moderna. Questa è una mia poesia. Gruppo Croi. Ne vandamme che siamo all'avanguardia e nella cima romana come a canna guardia. Volimmo far credere che siamo civile e poi ce celiamo. L'hai vista qui? Pensavo che lo rispetto si è da tenere, però nessuno è meglio di me. Poi, parlando tutta italiana, parla con la nasa usata della signora Renata. Se vanno tante che viene la famiglia insegnante, ma anche sapete che a voce vanno tutta la scuola, hanno arrivato tutto dottore, e questo è l'uomo d'errore. Tutta di chi? Figlia, ma l'avvocato, l'ingegnere o l'appuntata? Noi la civiltà la teniamo solo in dola capo, pappari tutto modernizzato. Tiene una macchina nuova, nuova, tale quale a quella del briatore. Sai che la Ziti è figlia di senatore e lo papà nonna, ieri pure governatore. Vino, vino uccianid, si è fatta la barba come non voglio in gid, apposta pensa la megliera che manca non ci faccia per la parera.
Comma, sai che la figliola mo se vuole pure marità? Ma, ecco quello giunto che si è trovato, e che se vuole mangiare? E allora, cara signora, sapete che verica? Ieri meglio quando si sta cibi in delica. Ah, io sapevo meglio del ragazzo. Mamma sbagliava. Ma anche questa è la modernità. Forse prima eravamo ignoranti, ma c'era sempre qualcuno che non riceve una parola santa. Allora, se questo è un secolo moderno, lasciate a me la passare. Era meglio la ignorantità. Ma solo che tu che ne sai, l'hai vista mai, ma solo che insomma mai.